Amiche e amici, siamo all'interno della Fiera di Milano. Questo, che oggi è cemento e acciaio, diventerà per le Olimpiadi Invernali 2026 la pista di pattinaggio veloce e di fianco ci saranno le gare di hockey su ghiaccio maschile e femminile. Finite le Olimpiadi non diventerà una cattedrale nel deserto, ma sarà uno spazio concerti che a Milano manca per 30.000 persone e uno spazio congressi per 12.000 persone sedute. Qua siamo sul tetto della fiera e l'alimentazione sarà totalmente con energia rinnovabile, pannelli fotovoltaici, il secondo per estensione, 300.000 metri quadri sui tetti in Europa, quindi stiamo lavorando in silenzio perché l'Italia, febbraio 2026, sia la capitale mondiale dello sport, senza magari quei problemini, ve lo dico con tutto il rispetto, che sono stati a Parigi. Ringrazio gli operai, gli ingegneri e i tecnici che stanno trasformando la fiera in un evento olimpico che contiamo sarà memorabile.